Quando si parla di Dark Souls, una delle prime cose a cui si pensa è l'estrema difficoltà del titolo dinanzi ai giocatori inesperti. Ma quali nemici rappresentano al meglio questa crudeltà estrema? Ce ne sarebbero davvero tanti di cui parlare, ma personalmente penso che la potenza, la maestosità e la forza distruttiva dei draghi non abbia eguali, e che simboleggino, a volte, il vero spirito spietato di questi titoli. I Souls hanno questa particolarità, chiamiamola così, che si distacca dal classico e scontato ambiente medievale, ovvero di non mettere al centro dell'attenzione, della trama, un'entità come un drago. In questa serie sono sì esseri importanti, dalla forza inimmaginabile, a volte dalla grande saggezza e dall'eterna vita, e sono oggetto di studio proprio per questo, ma rimangono, per via della lore che sta dietro al titolo, entità di sfondo, la cui presenza ed eco riecheggiano negli eoni all'interno della storia. Abbiamo potuto conoscere la storia dei draghi eterni, degli arcidraghi, quasi completamente estinti, per dar vita all'era del fuoco dei quattro lord. Abbiamo visto cosa può fare il vero potere di un drago, sia nella sua forma più ferale che in quella più mentale. Dietro la figura di questi esseri c'è sempre stato un grande studio, e per quanto siano temuti, le loro capacità, il mistero che sta dietro la loro esistenza immortale, sono da sempre oggetto di riflessioni e ricerche. E c'è anche chi si è spinto davvero oltre per studiare la loro grande energia, fino a mutare il proprio corpo, il proprio essere, fino a rendere se stessi il riflesso deforme dei propri studi. La leggenda narra che tutti i draghi siano scomparsi negli eoni passati durante la furiosa e sanguinaria guerra contro i giganti. I quattro lord infatti erano a conoscenza del loro punto debole grazie al tradimento di Sittel senza scaglie, e per prendere il potere sul regno impiegarono tutte le loro forze per fare in modo di sterminarli tutti, fino all'ultimo, o quasi. Questa leggenda tuttavia è fumosa, quasi come nebbia davanti ai nostri occhi, e quello che viene raccontato del profondo odio contro questi esseri e della loro più totale scomparsa non rispecchia totalmente la realtà. Alcune voci dicono che, probabilmente, una volta terminato il massacro di queste potenti creature, quello che rimase dei loro nidi fu soltanto un cumulo di cenere ed arbusti marcescenti, ma tra quell'inferno di polvere qualcosa di prezioso fu trovato. Furono trovate delle uova, ancora integre, sopravvissute alla catastrofe in qualche modo, e fu in quel momento che una domanda balenò nella mente dei quattro lord. Poteva un cucciolo di drago essere domato? Si poteva addestrare un esemplare di una razza così antica, eradicata nel tempo e temuta, da poterlo usare per i propri scopi? Il drago scuro Mithir è la risposta a tutte queste domande e la dimostrazione corporea dell'energia devastante degli arcidraghi. Allevato fin da cucciolo dalle divinità di Anor Londo, divenne effettivamente un loro servitore, rendendolo fedele e controllabile. Ma si parla pur sempre di un arcidrago, ragazzuoli miei, quindi non di una creatura così tanto malleabile e soggiogabile ai propri capricci, anche da cucciolo. Ma tuttavia, penso che fu letteralmente ammaestrato così bene alla devozione verso gli dèi, che crebbe in lui una spontanea fiducia verso Lord Gwyn e tutta la sua stirpe. Se fu allevato fin dalla schiusa del suo uovo, e vogliamo pensare un arcidrago come una creatura che si comporta come gli animali del nostro mondo, andrebbe considerato anche l'imprinting che ebbe, ovvero il primo contatto con una forma di vita, che alla vista di un neonato appare come una figura di fiducia,
qualsiasi sia la sua forma o differenza dal nascituro. Questa ovviamente potete considerarla una mia personale speculazione, ma credo che Midir vide come prima creatura proprio Filianor, legandosi in modo eterno a lei. Ma per questo aspetto anche un vostro parere a riguardo, ragazzuoli. Allevato, indottrinato al credo degli dèi, il drago Midir ricevette anche l'onere più pesante che si possa avere: cercare in tutti i modi di arginare gli effetti dell'anima oscura, un oscuro potere antico, primordiale, dall'energia infinita ed in continua espansione, un lento ed eterno declino verso l'abisso. Ma Lord Gwyn fece ogni cosa per mantenere il suo regno sotto la sua luce splendente, per fermare quella nebbia oscura portata dall'anima più potente scoperta. Fu quindi costruita un'enorme città, ai confini del mondo conosciuto, una città ad anelli, protetta, dove la sua popolazione, i pigmei, avrebbero vissuto lontano da tutto il resto, spartendosi quel grande potere oscuro, proteggendolo da estranei e cercando di reprimerlo in ogni modo. Ma fu il dono più grande di Lord Gwyn a fermare maggiormente l'avanzare dell'abisso. Sua figlia Filianor, portatrice della luce di Anor Londo e di poteri magici fuori dalla comprensione di molti, fu data in dono alla città insieme ad un drago antico, Midir. Avrebbero entrambi protetto quell'antico segreto. Filianor, attraverso un incantesimo di tale potenza da rallentare così tanto lo scorrere del tempo attorno a tutta la città ad anelli, quasi da fermarlo completamente. E Midir, proteggendo la fanciulla, che cadde in un sonno eterno dopo aver incantato la città, e cercando in ogni modo a lui possibile di contenere l'oscurità che si sarebbe estesa col passare dei secoli. Ma come può un arcidrago, per quanto potente, trattenere l'abisso? Beh, ragazzuoli miei, non credo possa, non completamente almeno. Ma penso che creature come Midir semplicemente nascano con una resistenza naturale molto più alta di chiunque altro. Ma si parla comunque di esseri corrompibili dalle tenebre dell'anima oscura e dalle sue emanazioni. E per quanto Midir sia effettivamente immortale, come tutti gli arcidraghi, la sua anima, la sua carne ed i suoi poteri, col passare degli eoni si sono anneriti, sporcati dall'abisso. Se ne è nutrito per arginare la catastrofe, fino a trasformarsi nella creatura che l'Ankindolwan incontra e sfida. Un arcidrago, mangiatore di oscurità, consapevole ancora del suo dovere, devoto agli dèi che l'hanno cresciuto ed alla fanciulla che deve proteggere, ma alla fin fine un animale selvatico, addomesticato, fedele ai suoi padroni, ormai consumato e pronto a fermare chiunque gli si pari davanti. Abbiamo finalmente un assaggio di cosa può fare la corruzione dell'abisso combinata con la potenza di un arcidrago. E mentre lo affrontiamo, ragazzuoli, volevo citarvi una curiosa connessione tra Midir e Guira, credo che si pronunci così nel caso sbagliassi, scusatemi in anticipo, un drago di Kingsfield, titolo per PlayStation 1, che viene da alcuni considerato il vero precursore dei Souls. Midir nell'aspetto ricorda molto questo drago, dalla figura ovviamente più poligonale, ma la cosa più interessante in tutto questo sta nel fatto che Guira in Kingsfield viene definito come il creatore dello spadone della luna. E quale miracolo, ragazzuoli, viene creato proprio con l'anima di Midir? Molti credevano che Calamith fosse un omaggio a Guria, ma con questo nuovo contenuto, con questo DLC e con Midir, alcuni si sono ricreduti proprio per la presenza di questo miracolo. Non inserito ovviamente casualmente. Midir mantenne la sua promessa, sacrificandosi, donando la sua anima ormai nera e la sua vita per quello in cui credeva ciecamente,
nella protezione di Filianor e dei segreti oscuri della città. La leggenda narra che gli arcidraghi siano estinti, ma il loro potere è tangibile ora, come lo era prima. Ragazzuoli miei, il video lore termina qui. Purtroppo per quanto riguarda il drago oscuro Mydir, Dark Souls 3 non espande molto il discorso e di questo mi dispiace parecchio, ma spero comunque di essere stato esaustivo nell'argomento e nel caso non lo fossi stato comunque ne possiamo discutere qui sotto nei commenti. Vi ringrazio ancora per la visione e vi invito a seguire i precedenti capitoli di questa serie, vedetevi per esempio quello su Oseiros, che si collega in qualche modo all'argomento di oggi di questo video. Io ero Nevermind, alla prossima. Ciao ciao!